Bella ragazzi, qui è Airsoft Gunner. Oggi vi farò la recensione di questo carro merci Roco. Codice Wubum. Metti a fuoco 67827 delle Deutsche Bahn. Cioè, il carro ha due sponde, compreso di due container Shun Ping Dako cinesi. Colore verde, modello mi sembra una versione più piccola del container più grande in assoluto, mi sembra il 40 piedi, non ve lo so dire di preciso. Iniziamo subito a vedere il container in sé, che è, diciamo, la parte fondamentale. Allora, il container, come magari alcuni, diciamo, acquistatori della Roco sapranno, le scritte e le scritte sono nitidissime e si vedono benissimo. Addirittura, se ci fate caso, aspetta che vi metto a fuoco perfettamente, riuscite a leggere quanti chili, quante libbre riesce a reggere la massa, la tara e tutte queste cazzate qua. Shun Ping Dako. E qua dietro un numero sotto i vari attacchi. Allora, l'altro container è identico e non cambia niente. Adesso passiamo a vedere il carro in sé. Allora, il carro, come il container, presenta delle figure, delle scritte nitidissime, veramente nitidissime. È eccezionale la fattura di queste scritte e di questi dati tecnici che sono incisi sul carro merce. Allora, primo piano. E che cazzo, non ha messo bene a fuoco. Ok, come dicevo prima, è un carro delle Ferrovie Tedesche. È completamente in metallo tutto, a parte i pezzi aggiuntivi che stanno sulla parte posteriore, un po' fragilini, ma ci si sta attenti. Completamente in metallo, presenta gli attacchi comuni che trovate in Italia, al contrario di quelli che si trovano in Germania. Ho comprato un carro in Germania e aveva gli attacchi sbagliati, non l'ho mai potuto usare, vabbè. Attacchi sbagliati, ma quello non era un problema. Più che altro aveva i carrelli diversi, erano fatti per l'alimentazione elettrica da pantografo. Vabbè, non c'è altro da dire. La confezione è quella: forniscono dentro un pacchetto di pezzi aggiuntivi e un foglietto delle istruzioni. Un particolare di questo carro che mi ha colpito molto è stato soprattutto la scorrevolezza sui binari del carro. Lo faccio subito vedere. Quando cavoli lo attacco alla locomotiva è un gioiello, silenziosissimo e scorrevolissimo. Ci va ogni tanto un po' d'olio, un po' di grasso, di svito, non so quello che avete voi in casa, sui chiodini delle ruote per lubrificarlo un po', ma del resto è perfetto. Per le persone a cui piacciono i container, compratelo, è bellissimo. Grazie a tutti da Airsoft Gunner, ciao, buona serata.